Jean Cheillon, presidente dell'associazione Valle Virtuosa, ieri una conferenza stampa. Allora, conferenza stampa importante per Valle Virtuosa perché dopo l'ennesima denuncia di una discarica fuori legge dove vengono sversati i rifiuti non trattati e non stabilizzati, quindi tutta la frazione organica continua a essere sversata esattamente come noi la produciamo, adesso Valle Virtuosa è riuscita a sorvolare la discarica martedì scorso e a trovare del materiale che a nostro avviso non è assolutamente compatibile con una discarica che deve accogliere soltanto rifiuti urbani. Esattamente, noi abbiamo visto e fotografato, quindi documentando per tutti i cittadini, abbiamo fotografato cassonetti, quelli della diciamo indifferenziata stradale, abbiamo fotografato fusti di plastica in polietilene ad alta densità molecolare, cioè vuol dire fusti che sono preposti a materiale diciamo particolare, in quel caso c'erano i simboli di sostanze chimiche corrosive e aggressive. Abbiamo trovato anche dei copertoni che sappiamo dal 2003 non possono più essere conferiti in discarica e quindi non potevamo che denunciare questa situazione che è assolutamente anomala. Ecco perché Valle Virtuosa ha voluto accompagnare a questa denuncia anche un documento di intenti che noi abbiamo redatto con i 10 passi della strategia Rifiuti Zero e questo documento lo stiamo proponendo a tutte le liste candidate alle elezioni comunali del 2015 di maggio per chiedere un impegno concreto a tutti coloro che si stanno dicendo molto sensibili all'ambiente, molto rispettosi della salute dei cittadini e molto attenti appunto alla questione della gestione dei rifiuti. Vogliamo vedere e dare la possibilità ai cittadini di scegliere chi veramente saprà prendere una decisione e come dire, puntualizzare e sottoscrivere il nostro documento. Ecco, Presidente, lei comunque qui ha anche un documento particolare in mano. Sì, io ho un documento particolare che non sono altro che dei, diciamo, degli articoli di giornale di cronaca e con questo vorrei rispondere alle obiezioni che ci sono state rivolte dai dirigenti di Valeco, quindi di chi gestisce la discarica in questo momento, che troviamo assolutamente ridicole perché, è all'occhio di tutti che quel materiale non doveva essere lì e doveva essere riciclato, doveva essere bonificato, doveva essere rimesso di nuovo nel circolo, nel circuito del riciclaggio, come lo sono i fusti, come lo sono i copertoni, come lo sono i cassonetti, tutti di una plastica che non deve assolutamente trovarsi in quel posto. E noi come ci difendiamo? Ci difendiamo intanto dicendo di andare a fare agli organi preposti una perlustrazione e vedere di persona che cos'è che noi abbiamo diciamo, documentato. E poi io mi rivolgo ai cittadini valdostani e chiedo loro, ma noi ci possiamo ancora fidare di un'azienda che non ha mai avuto il coraggio di denunciare e di fare un comunicato stampa prendendo le distanze dai titolari della Green Holding che fanno parte appunto della Valeco e che sono stati arrestati in due battute. In una prima battuta nel 2009 il signor Grossi, il re delle bonifiche come veniva chiamato, e poi è mancato nel 2011. E adesso, a ottobre del 2014, il resto della famiglia è stata messa alle manette, quindi la moglie e i figli, nuovamente per uno scandalo clamoroso che vale milioni di euro, sempre per truffa alle discariche, cioè i soldi che dovevano essere messi da parte, accantonati per le bonifiche, sono stati invece usati e scomparsi magicamente.